saluto amici, riprendo il nostro incontro settimanale dopo la pausa estiva, guardando con voi al santo di cui fra due giorni ricorre la memoria liturgica, uno dei più grandi padri della Chiesa, San Gregorio Magno, che qui vediamo in questa bellissima icona, dono fattomi dalla comunità ortodossa di Ivrea e per questo a me ancor più cara. Gregorio fu veramente un grande papa e un grande dottore della Chiesa. Nacque a Roma intorno al 540 dalla gens Anicia, che si distingueva per l'attaccamento alla fede cristiana. I genitori Gordiano e Silvia sono entrambi venerati come santi, così due zie che vissero in casa come vergini consacrate. Secondo la tradizione familiare, intraprese presto la carriera amministrativa e ne raggiunse il culmine, divenendo prefetto di Roma. Ben presto però decise di lasciare ogni carica civile per iniziare nella sua casa, trasformata in monastero, la vita di monaco. Di questo periodo di dialogo permanente con il Signore nell'ascolto della sua parola, gli resterà una forte nostalgia che traspare anche nelle sue omelie di pontefice. In mezzo agli assilli delle preoccupazioni pastorali, Gregorio ricorderà più volte, anche nei suoi scritti, quel tempo come un tempo felice di raccoglimento in Dio, di dedizione alla preghiera, di serena immersione nello studio. Di lì attinse la profonda conoscenza della Sacra Scrittura e dei padri della Chiesa, di cui si servì nell'esercizio della cura pastorale. Quando il clero, il popolo e il senato di Roma unanimemente scelsero per la cattedra di Pietro Gregorio, egli cercò di resistere, tentò addirittura la fuga, ma dovette cedere. E fu papa in un tempo difficile per i gravi problemi della società che si riversavano anche sulla Chiesa. Fu papa e si mise subito al lavoro con una visione lucidissima della realtà, con una straordinaria capacità di scelte, un equilibrio costante nelle decisioni. E svolse questa intensa attività in una situazione di salute malferma che lo costringeva spesso a letto per lunghi giorni. Il popolo di Dio vedeva in lui il riferimento autorevole a cui attingere sicurezza. Il desiderio di Dio in lui sempre vivo gli consentiva di essere vicino al prossimo e di amare il prossimo, vicino ai bisogni della gente, in un disastroso, addirittura disperato tempo. Gregorio seppe creare pace e dare speranza. I secoli lo chiameranno Magno il Grande. Lui si firmava semplicemente Servus Servorum Dei. Questo è il suo modo di vivere e di agire. Questa è la misura della vera grandezza. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.